Trovo che questo tipo di attività sia particolarmente interessante. In questi anni abbiamo raccolto tanti suggerimenti che forse noi adulti o noi politici non riusciamo ad intuire, quindi il contributo dato dai ragazzi, soprattutto nel vedere dalla loro prospettiva quella che è la città, quelli che sono gli interessi, i bisogni, le necessità, ci dà una carica e un indirizzo fondamentale per proseguire tutte le nostre attività politiche e per lavorare sempre a favore della città. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, che ha visto oggi la partecipazione dell'Istituto Comprensivo Imbriani Sant'Alfonso dei Liguori, rientra nel progetto Avamposti di Legalità, realizzato dall'Associazione La Fenicia Volontari nel Mondo con le classi dell'Istituto Scolastico. Dopo l'incontro con le istituzioni del Consiglio, è stato consegnato un documento sulla città a dimensione di bambini e ragazzi, prima del ricordo di Rosa Parks, l'attivista statunitense figura simbolo della lotta per i diritti civili degli afroamericani, e delle domande rivolte al sindaco. Quest'anno in particolare i ragazzi sono avvicinati al tema più indicato per loro, che è quello, una città a misura di bambini e di ragazzi, cioè come loro vedono e vorrebbero che la città si ridimensionasse, insomma, a loro misura. Ecco. Siamo qui per la sesta volta in questa aula di consiglio comunale ad esprimere un attimo i bisogni dei bambini, per avviare i bambini a una cittadinanza attiva e consapevole. Ed è un'iniziativa importante perché consente di far conoscere ai ragazzi quello che si decide per la città. Vedo che c'è un documento su Rosa Parks, una storia tragica che ha attraversato l'inizio della seconda parte del Novecento, e pensate un po' che queste cose non le dobbiamo solo studiare perché sono accadute, le dobbiamo studiare perché non accadano mai più. Sono tutti comportamenti che noi dobbiamo imparare nelle scuole, e le nostre scuole sono molto impegnate nella nostra città.